Ora a Spello noi abbiamo diverse ville termali che sono state purtroppo scoperte, ma poi magari sono rimaste lì. E qui si trattava tra l'altro di un parcheggio che veniva utilizzato molto dai cittadini, quindi c'era uno scetticismo nella città molto forte. La paura era quella che si evidenziasse la villa, ma poi si coprisse e rimanesse lì per quanti anni non poteva rimanere. Da lì sono partiti il consolidamento dei mosaici, un primo intervento, la sovrintendenza si organizzò una specie di cupola per salvaguardarli dalle intemperie, perché si è stato lì. E da lì abbiamo iniziato un percorso virtuoso con la sovrintendenza, sia con la Salvatore, con la dottoressa Laura Manca, successivamente con la Regione, perché poi il passo successivo era come valorizzare questo sito. E questa è la scommessa che secondo me non solo l'amministrazione deve fare, ma lo deve fare la diocesi, lo deve fare la parrocchia, lo deve fare la città e il territorio tutto, perché siamo in un territorio ricchissimo di patrimonio storico-artistico e questo secondo me è una delle opportunità che ci si presentano.